Allora amici, intanto bentrovati. So che siete in modalità ormai Ferragosto, siete entrati in quest'ottica, bentrovati sulle frequenze di Radio Gela Express e chiaramente buon ascolto in nostra compagnia. Adesso apriremo una diretta perché questo è lo spazio Interviste Mo' Libito, programma radio, e tra poco aprirò questa diretta telefonica dove abbiamo già in linea Blibla, che abbiamo già presentato stamattina sulla nostra pagina. Si chiama Marco Lena e presenterà il suo inedito, che tra l'altro insomma vede una bella collaborazione con altri quattro artisti. Ne parliamo tra pochissimo. Apro subito la diretta e do il benvenuto a Marco Lena di Blebla. Bene, ho aperto una diretta Facebook, quindi per chi vuole partecipare ho già dato il ben trovato a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questa diretta, ma intanto diamo il ben trovato a Marco Lena. Siamo in Toscana, ragazzi, in Toscana. Buongiorno, Ciao, ben trovato. ciao. Dicendo Toscana Grazie. già mi aspetto un super sorriso, anche se insomma non si vede, lo voglio Sì. sentire. Allora, Certo. Blibla, Blibla, che tra l'altro è qua per presentare un inedito, ma io ne ho già ascoltato un altro che appunto è Estate in Toscana e devo dire, ho visto anche videoclip, mamma mia, cioè una cosa è la fine del mondo. Mi è piaciuto perché in quel modo siete andati un po' a promozionare quelli che sono i monumenti, insomma i luoghi da visitare, no? E quindi questa è una cosa Sì. che mi è piaciuta molto. E invece parliamo un po' di te, Marco. Marco Lena, che praticamente si è avvicinato alla musica all'età di 14 anni. Sì, ho iniziato facendo il DJ nelle feste private con tutti i miei amici e poi insomma, piano piano è venuta fuori, si è concretizzata, ha preso forma la passione, insomma è stato poi un susseguirsi di eventi che mi hanno portato appunto a fare quello che sto facendo adesso e Tu sono molto sei un contento. bravissimo rapper, sei anche tanto amato, ho letto pure il concerto del 1º maggio, hai aperto concerti accompagnando, anzi aprendo, diciamo, concerti per artisti come J-Ax, ad esempio, no? Quindi non è una cosa Sì. da poco, Mondomaggio, insomma, raccontaci un po' di questa esperienza. No, sono, allora, prima di tutto, vabbè, sono esperienze che fanno pubblicità anche, già solo che ti si va, ho aperto concerti come quello di J-Ax, Ecco. Frank I.N., Circo Quanto, insomma, e quant'altro. Al di là di quello, poi sono comunque esperienze perché calchi anche palchi molto più grandi di quelli che abitualmente faccio, quindi insomma è stata veramente una bella esperienza e anche una prova perché non è, non perché l'ho fatto io, ma non è Ah, facile ma direi di sì, infatti. stare lì e intrattenere un pubblico che aspetta l'artista principale mentre sei te di sopra che cerchi di esprimere tutto il meglio, ma loro vogliono, ovviamente sono venuti lì per sentire l'artista principale, però insomma hanno risposto bene in tutte le situazioni, quindi sono rimasto molto contento. Assolutamente, assolutamente dobbiamo anche dirlo, insomma, ricordiamolo, perché no? Allora, volevo farti una domanda, insomma, sei passato dai monumenti alla cultura dei funghi, cioè, nella serie ci porti veramente un funghetto, tra l'altro, io già mi cominciando a divertire già da sola, vabbè, l'ho ascoltato, quindi l'ho trovato veramente molto bello anche in videoclip, ma parliamo dei quattro artisti invece che, insomma, di questa bella collaborazione che è nata per questo inedito. Sì, allora praticamente siamo io, come vabbè, Blebla, poi c'è Francesco Tulini, con quale avevo già collaborato con una canzone che appunto rimanendo in tema toscano parla del vino rosso, appunto si chiama Rosso. Poi ci sono i gemelli siamesi, che sono un duo comico fiorentino, e abbiamo Esatto. avuto la
piacevole partecipazione del vocalist grande Franchino, nonché comunque il grande fungaio di Fratelli. Diciamo che essendo parecchio, cioè, diciamo che a me piace svariare su tanti temi, ho voluto fare anche questa ulteriore sfida cercando di parlare in modo appropriato dei funghi, appunto. Non è facile perché ovviamente per non sempre parlare sempre delle solite cose, diciamo che... No, vabbè, ma io mi sono andata a documentare, ho visto che non è che arrivi, insomma, se un fogliolo va lì e prende, cioè puoi portare a casa non più di 3 kg di funghi, devi avere un coltello specifico, non quello da cucina, cioè ci sono tutta una serie di situazioni, avere le autorizzazioni, ti risequestrano. E io non sono fungaiolo, perché comunque collaborando con dei fungaioli veri mi hanno dato delle indicazioni alla quale ho potuto prendere ispirazione, ma c'è veramente tutto un mondo dietro, nonostante anche quella di quando dico della manita, che sono dei tipi di funghi, sì, che fanno male sul serio, cioè, quindi insomma c'è proprio un iter da seguire anche nel raccoglimento dei funghi, perché se uno sbaglia a raccogliere il fungo poco buono, insomma. Ma certo, no, devi essere un esperto, non ci si può inventare. E niente, quindi mi è portato anche nel mondo dei funghi, mentre nel videoclip, insomma, questo fungo prende un po' un'altra dinamica, no? Grazie alla collaborazione di questi artisti, in realtà ci si trova in un mondo un po', diciamo, fantastico, no? Sì, è un po' psichedelico, ma diciamo che è stato preso anche in maniera ironica, perché comunque abbiamo voluto anche improntare la cosa anche nel svariare dai problemi che ci sono quotidiani, no? Quindi da lì c'è il cappellaio matto, giusto per far capire, insomma, chi è in ascolto. Comunque andate a vedere il videoclip, tra poco lo posteremo anche sulla nostra pagina. Dammi una news, intanto salutiamo la Toscana, gli mando un bito cuore e chiaramente salutiamo anche tutti coloro che hanno collaborato anche nella realizzazione del videoclip. E dammi così una chicca prima di presentare e ascoltare Funghi. Allora, te la presento? Dammi una news di quando avete girato il vostro videoclip e dopodiché presentiamo e l'ascoltiamo. Un aneddoto che posso raccontare, che quando praticamente abbiamo girato il video, nella scena dove casco, sì, che casco veramente, mi sono messo pure 4 punti, quindi diciamo sto video non mi ha segnato nel vero senso della parola. Quindi diciamo quindi non 4 like, ragazzi, 4 punti per fare questo video, bene? Infatti. E vi siete anche tanto divertiti. Allora, noi siamo pronti. Marco Lena Blebla adesso ci presenterà il suo inedito, non l'ascoltiamo insieme, lo saluto chiaramente, ti aspetto sempre qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. A te il microfono. Allora, come a Sanremo, di Blebla, sì, Francesco Pulini e Gemelli Ciamenti, con la partecipazione di Franchino, a voi Funghi. Lo ascoltiamo insieme, grazie, alla prossima! Ciao, ciao Toscana! Ciao! C'è chi resta con te, c'è chi resta da solo. Meglio da solo, dici il fungaiolo. Vanno tutti insieme, mando vanno a far danno. Dici non fanno, ma quando fanno danno. Dici non fanno, ma quando fanno danno. Dici non fanno, ma quando fanno danno. Proprio da sole nasce la vita. Nell'ombra dei fasci, dal buio, dai fossi. Tutto quello che posso pensare con te. Tutto quello che posso pensare con te. Di Cosca a marzo, inizia la stagione. Passeggiando in mezzo alla natura mi rilassa.
nessuno che la gente scassa. Allora amici, voi chiaramente andate assolutamente in modalità Ferragosto, vi ricordo che domani ci sarà uno speciale di Molly Beat, e quindi seguitelo, se volete ascoltatelo, www.radiogelaexpress.it. Complimenti a Blebla, complimenti per questo brano, tra pochissimo posterò il videoclip, ma intanto buon ascolto in nostra compagnia qui sulle frequenze di Radio Gela Express.